Nell'urbanistica del centro storico, la chiesa di Santa Maria Maggiore occupa la zona baricentrale. Nell'imponente facciata, attraversata da robuste paraste a sezione mistilinea, si aprono tre portali corrispondenti alle navate. Quelli laterali sono sormontati da una finestra quadrilobata. Quello centrale, maestoso e solenne, presenta linee ondulate nella nicchia e nello stemma della città. L'interno, nel sontuoso fasto degli stucchi settecenteschi, custodisce opere di pregevole fattura artistica. L'ultima cena di Ferdinando Castiglia, datata 1800. La messa di Sant'Adamo di Pietro Bardellino, datata 1796. Un trittico scomposto dell'Assunzione della Vergine, attribuito alla bottega di Marco Pino e datato 1572. L'opera pittorica più interessante si conserva nella Cappella del Santissimo Sacramento, dove è esposta un'icona dell'Assunzione firmata dal pittore Michele Greco dalla Velona e datata 1505. Elegante e regale nei suoi colori intensi, l'icona del pittore dalmata costituisce uno straordinario esempio di rinascimento greco-bizantino. Il nucleo spaziale della cripta rimane l'ambiente medioevale meglio conservato, integro dal punto di vista architettonico e tipologico. I capitelli, in stile romanico, mostrano le capacità artistiche delle maestranze, ignote ma conoscitrici sia dei motivi iconografici del simbolismo medioevale, sia delle tecniche di scultura architettonica. E così, come nelle più classiche delle cripte, si interpretano varie forme stilizzate, motivi umani, quali le originali testine dai grandi occhi, e motivi vegetali, quali le foglie di acanto. Nel XVI secolo, contigua con lo spazio della cripta, viene allestita una cappella dedicata al patrono, dove furono esposte le reliquie. Gli affreschi della cappella di Sant'Adamo sono datati 1587. Tra le scene affrescate sulle volte, il Creatore, San Paolo in un riquadro e gli episodi ispirati ai racconti del Vecchio Testamento, come la creazione di Eva, nella lunetta a levante della volta stessa. La scena è dominata dal Creatore, l'unica figura disegnata in modo chiaro e nitido, in un profilo tanto netto nel volto da rievocare antiche immagini ieratiche, suggestiva l'intuizione di rappresentare l'attimo della creazione con il sole all'orizzonte, evidente allusione agli albori della vita. Tra le altre opere affrescate, troviamo in sequenza cronologica, disposta in senso antiorario, il peccato originale, la cacciata dal paradiso, il sacrificio di Caino e Abele. Originali appaiono i festoni affrescati, che propongono, oltre ai classici motivi vegetali, vari tipi di ortaggi. La cappella è arricchita artisticamente dalle porte della nicchia di Sant'Adamo, opera di Francesco Rosato da Pesco Costanzo, e che proteggono la nicchia dove rimane esposto il reliquario nella festa patronale. Risalgono al 1740 e riportano nel basso rilievo ligneo una panoramica urbanistica del borgo fortificato. Biblici sono pure gli argomenti degli affreschi conservati nell'aula della cripta, per qualità artistica, opere della stessa mano. L'ebbrezza di Noè. L'arca di Noè.
e la Torre di Babele.